un libro sostanzialmente dove si insegnano le tecniche di combattimento e uno che invece è un codice etico, quindi l'obbedienza e i valori del Wushu, del guerriero. Sono due libri profondamente diversi. La Gakure potrebbe essere considerato un testo quasi filosofico. Questo samurai, figlio di samurai, detta a un suo allievo questi 11 volumi, questa esposizione fatta in 11 volumi che questo allievo raccoglie nell'arco di 6-7 anni. Tutte le varie raccolte che sono state pubblicate sono state raccolte che vertono essenzialmente su quella che è l'etica del samurai. La Gakure è un testo estremamente semplice, sono una serie di precetti e uno di questi precetti recita appunto che la via del samurai è la morte. E dice la Gakure: io ho scoperto che la via del samurai è morire. Il samurai, che in realtà vuol dire colui che serve, quindi è un'accezione un po' riduttiva rispetto a quella che era il guerriero, perché Bushi è un'accezione più nobile, è una figura più nobile, mentre il samurai è proprio colui che serve. Aveva come scopo, lo dice anche la Gakure, alzati pensando a morire, cioè la tua vita deve essere completamente la via della morte. Là c'era un guerriero e la sua vita è stata la vita di guerriero. La sua vita è in questi 5 volumi che lui scrive ormai al momento in cui ritiene che la sua vita stia per finire. La sua vita è già finita veramente, all'età di 30 anni, perché dopo 60 e più combattimenti non sa più cosa fare. Musashi era veramente un guerriero che pensava e sapeva affrontare l'avversario con tutti i rischi inerenti. Quindi era preparatissimo dal punto di vista psicologico, fisico e intellettuale. Il rapporto, la relazione tra il buddismo zen e samurai, i Bushi, è qualcosa di simile, anche di simile, come paragone, le differenze sono infinite, a quello che può essere per esempio il rapporto fra il cristianesimo e il crociato. Cioè, da una parte abbiamo il buddismo e il cristianesimo che sono dei messaggi, degli insegnamenti, delle dottrine universali. L'esperienza samurai, l'esperienza Bushi, è un'esperienza fortemente legata a un periodo storico, ma lo spirito originario sta dentro a una forma culturale particolare, così come lo spirito templare, lo spirito crociato, sta dentro alla cultura occidentale. È impensabile un crociato indiano, ma è pensabile un cristiano indiano. È impensabile, io credo, un Bush eschimese o latinoamericano, ma è ovviamente pensabile un ministro